Allora, buonasera, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura di Oslo. Apriamo questa diretta Facebook con un saluto al pubblico in sala, tra i quali abbiamo l'ambasciatore Alberto Colella con la signora Maria Rosaria e il presidente del comitato della Dante Alighieri di Oslo, Sergio Scappin. Un saluto anche a tutti gli amanti della lingua e della cultura italiana che ci seguono attraverso Facebook, spero da qui dalla Norvegia, ma anche dall'Islanda e da altri territori. Questo evento, questa conferenza si svolge nel programma della 20ª edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un evento promosso dal Ministero degli Esteri con l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana e in collaborazione con altri enti, come per esempio il Ministero dei Beni Culturali, l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri e la Confederazione Elvetica. In questi giorni si stanno svolgendo in 110 paesi, attraverso la rete delle ambasciate, dei consolati e degli istituti di cultura, centinaia di eventi sul tema l'italiano tra parole e immagini, graffiti, illustrazioni, fumetti. E proprio di graffiti ci parla stasera Marco Gargiulo, professore di lingua italiana all'Università di Bergen, nonché grande amico e collaboratore del nostro istituto. Tutto questo non prima di aver assistito a un promo di circa 90 secondi, molto bello, realizzato dal nostro Ministero degli Esteri proprio per questa occasione. Buona serata e buona visione. Bene, buonasera al pubblico in sala e buonasera a chi ci segue da qualsiasi altra parte del mondo. Mi lancio in questa previsione di attenzione universale e ringrazio il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Matteo Fazzi, per avermi invitato un'altra volta qui a Oslo a tenere una conferenza, quindi a scambiare qualche parola, qualche riflessione con voi. Ringrazio anche l'ambasciatore e sua moglie per essere qui e Sergio Scapin della Dante Alighieri per essere qui e tutti quanti voi ancora una volta per essere qui. Iniziamo subito con questo argomento, con questa conferenza che ho intitolato Detto sui muri, le tante lingue della città. Parlerò di graffiti, murales e scritture esposte. Quindi un po' di ciò che vediamo, quel materiale linguistico a cui siamo, linguistico e anche non linguistico, quindi di immagini, materiale di immagini a cui siamo esposti ogni volta che camminiamo, ogni volta che ci muoviamo, che stiamo fermi, ogni volta che siamo immersi nell'ambiente urbano. Dobbiamo cominciare questo discorso, però, ricordando che lasciare un segno, nel vero senso della parola in questo caso,
È una necessità che ha investito l'uomo, l'essere umano, fin dai primi giorni della sua esistenza nel mondo. Anzi, il segno semiotico, il prodotto del processo con cui si assegna un legame tra qualcosa affinché questo qualcosa possa stare per qualcos'altro, cioè si assegna una funzione comunicativa a un oggetto e lo si fa diventare quindi un segno, o con altri processi non dissimili lo si fa diventare un simbolo, quindi attraverso una convenzione, perché per i simboli abbiamo bisogno di convenire nell'interpretarli, cioè dare un significato a questi simboli, oppure o attraverso icone che funzionano invece attraverso la similitudine, per mezzo della similitudine tra l'oggetto rappresentato e l'oggetto rappresentante, quindi il segno rappresentante. Le icone oggi sono protagoniste assolute dei nostri messaggi, no? Le famose emoji o emoticon sono quello che noi chiamiamo emoticon, cioè icone delle emozioni, quindi le facce, ma siamo andati anche oltre le emozioni, siamo andati anche a concetti più complessi. Questa della creazione e strutturazione del linguaggio, quindi, è una delle facoltà umane che hanno innescato il processo evolutivo, cioè, lo vedremo anche più avanti, è una necessità appunto che ha creato anche la possibilità di comunicare tra gli esseri umani e quindi anche di creare società, creare gruppi e creare quindi anche la città. Lo vedremo più avanti quando tratterò un attimo la storia della formazione della città come appunto creazione umana. Quindi il segno è il prodotto del pensiero logico e creativo dell'essere umano. È il mezzo principale della comunicazione. È come dare i nomi alle cose, significa interpretare la realtà, nominare gli oggetti della realtà significa avvicinarsi alla realtà, analizzarla, classificarla, farne una nomenclatura. È quindi una fase del processo che conduce alla conoscenza del mondo. Noi conosciamo il mondo attraverso i segni che diamo alle cose, nel modo in cui le guardiamo e nel modo in cui le interpretiamo. Quando lasciamo il segno, stiamo dicendo: io ho interpretato il mio mondo così. L'esempio più antico sono i graffiti lasciati nelle grotte che hanno ospitato i primi insediamenti umani. Sono luoghi di protezione dal mondo, ma anche le grotte, ma anche luoghi in cui far rientrare il mondo, però stando tenendolo separato, cioè riprodurlo dentro la grotta, attraverso le pitture murali, senza i pericoli del mondo vero. Quindi ci sono rappresentazioni di animali, per esempio, durante la caccia, oppure di animali feroci, ma sono rappresentazioni, quindi non fanno più paura perché sono dentro. Si esorcizza la paura del mondo. Questi segni, ancora osservabili, fortunatamente, avevano lo scopo di portare il mondo dentro casa, riassumerlo, interpretarlo e trasformarlo in simboli. Il passo successivo è stato rendere questi simboli capaci di essere segni di trasmissione del pensiero, del ricordo e collegamento con un altro mondo. In poche parole, farli diventare sacri. Questo è il modo in cui sono nate la scrittura, l'arte, la religione, la magia e anche la storia. Perché la storia è nata per memorizzare, interpretare il passato e ricordarlo. I graffiti, e qui intendo ora qualsiasi elaborazione grafica, semplice o complessa, realizzata volontariamente su qualsiasi tipo di superficie, sono il modo di comunicare più diffuso e più antico di ogni forma di aggregazione sociale, a parte naturalmente la lingua verbale, il linguaggio verbale. I primi esempi di cui abbiamo conoscenza risalgono al Paleolitico superiore, cioè siamo circa 40.000 anni fa e oltre, e sono veri e propri graffi, incisioni e disegni fatti con le mani, delle macchie di colore lasciate nelle pareti, il cui soggetto più frequente sono animali, come ho detto. Ma anche, c'è anche la rappresentazione dell'essere umano, cioè l'essere umano comincia anche a autorappresentarsi e si autorappresenta attraverso parti di sé. E lo fa per esempio attraverso la rappresentazione delle mani che vengono, che vengono poggiate nel colore e poi come dei timbri lasciate l'immagine sulla roccia, sulla parete, sulle mura della grotta. E questo lo fa quindi sia sì, una rappresentazione per metonimia.
Accanto a questi pittogrammi si affiancano anche i primi segni astratti, che funzionano da ideogrammi. Il pittogramma rappresenta il mondo in modo realistico il mondo e l'oggetto, mentre l'ideogramma ha bisogno di un passo ulteriore, sia nella realizzazione che nell'interpretazione, perché rappresenta l'idea di qualcosa. Per questo, infatti, è necessaria una convenzione per l'interpretazione del segno. L'ideogramma, quindi, è una scelta arbitraria. È necessario che le persone si mettano d'accordo sul suo significato. È ciò che avviene con le lingue e con ogni forma di scrittura. La composizione dei vari pittogrammi e ideogrammi, il modo in cui sono rappresentati, non è casuale, o almeno da un certo momento in poi troviamo che non sarà più casuale. Il rapporto tra i segni, la loro disposizione, raccontano qualcosa. È la grammatica, cioè le regole con cui questi segni vengono fatti dialogare l'uno con l'altro e poi fatti dialogare con chi li legge. Chi li legge ora e chi li leggerà, perché l'obiettivo è anche quello di creare un legame col futuro. Facciamo un bel salto avanti, altrimenti passeremo un paio di anni a parlare dei millenni che sono passati dalle prime rappresentazioni, e andiamo alla scrittura e alla necessità di lasciare il segno in epoche molto più recenti alla nostra, molto più vicine alla nostra. Sono note e famose tra gli studenti di storia della lingua italiana, di filologia romanza e di tutte le filologie, infatti le iscrizioni parietali lasciate per esempio dal mondo romano, e soprattutto sono famosissime quelle trovate a Pompei, che negli anni passati sono servite anche come testimonianze del latino parlato in quell'area dello Stato romano nel periodo precedente al 79 d.C. Abbiamo iscrizioni trovate nelle case, nelle latrine, nei postriboli, nelle caserme, e queste ci danno un'idea, siccome sono incisioni, scritture spontanee, scritte da privati, quindi non fatte non lasciate per rimanere, ma per lasciare un segno spontaneo e non imperituro, questo ci danno esempi di latino parlato, perché come allora si scriveva, anche come oggi, anche allora si scriveva così come si pensava la frase, insomma, senza grandi progetti. Sono anche meno usate per fini didattici quelle trovate nelle latrine, nelle caserme, dove ci sono per esempio tanti esempi di iscrizioni dove si trovano brevi frasi in cui si deride qualcuno, si decantano preziosi numeri sessuali o si dichiara la propria soddisfazione per la qualità dei bisogni fisiologici appena effettuati in quella determinata latrina. Quindi non vengono usati come esempi all'università per insegnare il latino parlato, però in realtà sono documentati, sono anche pubblicati da studiosi e ricercatori, e sono molto interessanti proprio perché ci danno l'esempio del latino parlato veramente, anche se ovviamente con scadimenti nella volgarità, ma in maniera molto, molto normale, quotidiana. Un graffito è anche quello che normalmente è ritenuto il più antico, o almeno uno dei più antichi documenti sicuramente scritti in volgare in area italiana. Siamo in ben altro luogo rispetto alle latrine o ai postriboli o alle caserme romane, siamo in una catacomba. Mi riferisco al graffito della catacomba di Comodilla a Roma, che recita, se forse questo riusciamo a vederlo, perché abbiamo dei problemi con le immagini, però questo forse, eccolo infatti, questa è una trascrizione in negativo del graffito che dice non dicere ille secreta a voce, e questo è utilizzato appunto come primo documento, uno dei primi documenti di volgare in area italiana, ma anche perché, essendo in territorio romano, nella città di Roma, ci dice qualcosa anche di alcune caratteristiche fonetiche della varietà romana che sono anche ancora oggi presenti. Sempre di iscrizioni si tratta anche di un altro documento antico, che è l'iscrizione di San Clemente, si trova sempre a Roma. Però un'iscrizione non spontanea come questa, è un affresco, quindi è stata
studiata, insomma, predisposta prima, progettata, non come questa che invece è un'aggiunta sul lato di un affresco. Quello che può definirsi finora, quello che può dirsi finora, anche se si tratta di dei pochi esempi che ci servono per arrivare ai graffiti, alle cosiddette scritture esposte dei nostri giorni, scritture esposte sono, nella categoria scritture esposte rientra qualsiasi scrittura che compare nel nostro tessuto urbano, quindi dai graffiti ai murales con scritte, alle insegne dei negozi, ai cartelli stradali e via dicendo. O le lapidi, le scritte memoriali, qualsiasi cosa appaia e sia esposta, appunto. E quindi in quello che oggi si chiama urban landscape, cioè panorama urbanistico. Il panorama urbano fatto della stratificazione di immagini e parole che si susseguono in maniera più o meno caotica e che in generale sono stati associati a espressione dei gruppi sociali meno colti e dei meno abbienti, questo normalmente e tradizionalmente, ma che hanno, ma soprattutto oggi invece abbiamo un allargamento e possiamo dire sicuramente che non si tratta soltanto di, o almeno non soltanto di strati sociali meno abbienti o meno colti, ma espressione soprattutto delle giovani generazioni, dove rientrano sia meno abbienti che più abbienti. Ciò che sicuramente possiamo notare a prima vista, come anche nell'esempio che fa da locandina a questa serata e che compare sullo schermo, è che in ogni città siamo immersi in un panorama linguistico, un panorama di lingue e linguaggi diversi, e il nostro passaggio in questo paesaggio non ci lascia indifferenti. Italo Calvino, infatti, nel 1980, in un articolo intitolato La città scritta, epigrafi e graffiti, descrive come in qualche modo aggressivo il messaggio che si impone alla lettura mostrandosi davanti a noi, quasi all'improvviso. Il passante non si può sottrarre a ciò che lo circonda nel paesaggio urbano, così come avviene con i messaggi che comprendono sia la propaganda politica che la pubblicità commerciale, sia l'epigramma murale anonimo, così come la proposta creativa o la citazione poetica. Possiamo condividere o meno il messaggio sul muro, ma ci troviamo di fronte a un segno che dovrebbe richiederci l'accettazione di essere coinvolti nella relazione scrittore-lettore. Noi usciamo per strada e ci troviamo bombardati di messaggi scritti. Vogliamo, volenti o nolenti, sia che lo vogliamo, sia che non lo vogliamo. Questo ci dice, riflette Calvino nel 1980. Ci sono messaggi pubblicitari, ci sono le insegne dei negozi, c'è la cartellonistica, ci sono i graffiti. La città è sempre trasmissione di messaggi, è sempre discorso, ma altro è se questo discorso devi interpretarlo tu, o tradurlo tu in pensieri e in parole, quindi la creatività spontanea del flaneur, per esempio, o di qualsiasi individuo cittadino che passa per le strade. Altro se queste parole ti sono imposte senza via di scampo. Dice Calvino, cito, «Sia essa epigrafe di celebrazione dell'autorità o insulto dissacratorio, si tratta sempre di parole che ti piombano addosso in un momento che tu non hai scelto, e questa aggressione è arbitrio e violenza». Lo stesso vale per la scrittura pubblicitaria. Fine della citazione. Calvino opera una distinzione però all'interno della categoria messaggi di propaganda, distinguendo tra la propaganda di potere e quella di dissenso o opposizione, attribuendo alla propaganda di dissenso una particolare dignità. Calvino dice, riflette sul fatto che in società non c'è la libertà di parola, questi graffiti sono una appropriazione della libertà di parola, quindi in qualche modo giustifica ovviamente questo tipo di graffito. Dunque, dopo queste riflessioni, Italo Calvino propone una serie di categorie riferite ai graffiti murali urbani, e così anche io procedo con questa classificazione. Abbiamo quindi grafismo alfabetico, quindi dove è presente il linguaggio verbale,
predominante, diciamo. Grafismo di immagine, dove predomina invece l'immagine e non il linguaggio verbale. La maggior parte, molte volte, ci sono entrambi i linguaggi insieme. Grafismo aggressivo e grafismo creativo. E tra il grafismo aggressivo abbiamo l'epigrafe celebrativa o commerciale, aggressiva perché appunto è imposta da qualcun altro, sia dall'autorità pubblica che dall'autorità dai privati con il commercio, sia l'epigrafe di protesta che è imposta in un certo senso dal privato cittadino, e poi abbiamo il grafismo creativo che è decorativo o artistico. Io ancora ho aggiunto delle distinzioni che poi quando cercherò di mostrarvi le immagini vedremo, che ho categorizzato poi in graffiti, murales e scritte esposte che pertengono alla storia, e hanno come tema l'ironia, la poesia, la politica e poi un altro genere, landscape generico, che appunto dove ho delle immagini che raggruppano tutti questi tipi insieme, perché la maggior parte delle volte abbiamo tanti caos entropico insieme. Dal lato degli studi rivolti a questo tema, interessati a questo tema, nell'ultimo decennio la ricerca sul paesaggio linguistico, appunto language landscape, riferita quindi agli elementi linguistici che segnano lo spazio pubblico, e mi riferisco ovviamente a qualsiasi lingua in questo caso, alla loro interazione con altri linguaggi non verbali, tale argomento di ricerca, dicevo, è diventato abbastanza fiorente e interessante per esaminare le pratiche linguistiche urbane nelle società plurilingui in cui viviamo, nei paesaggi plurilingui in cui siamo immersi e nei quali siamo attori, nei quali produciamo varietà linguistiche, nei quali lasciamo segni che vengono letti e interpretati da altri. Siamo attori anche quando li leggiamo semplicemente, quando passiamo anche in apparentemente passivamente, ma siamo comunque esposti, appunto. E siamo attori ogni qualvolta produciamo qualcosa, qualche messaggio, qualche atto linguistico. La ricerca sul paesaggio linguistico, che è stata inaugurata da Landry e Bowris, intitolato un articolo intitolato Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality and Empirical Study, si è focalizzata sulla visibilità delle lingue e sulla loro salienza, quindi sulla loro rilevanza nella costruzione simbolica dello spazio pubblico, essenzialmente urbano naturalmente, e in contesti plurilingui. Quando diciamo essenzialmente urbano, intendiamo anche quel miscuglio di urbanità e suburbanità, quel miscuglio di urbanità e extraurbanità che prima chiamavamo campagna, che oggi non esiste praticamente più, e che chiamiamo rururbanità, cioè paesaggio rurale e paesaggio urbano. Perché nella conformazione delle nostre città, della città contemporanea, che ospita nel mondo la maggior parte degli individui, oggi siamo la maggior parte degli individui nel mondo, abita in una associazione umana che è definibile come città o metropoli, o anche meglio megalopoli, che sono formate da aree urbane, nel concetto di città tradizionale che conosciamo come un centro storico con la piazza che ricordiamo nella memoria del concetto di città, e poi di metropoli e di megalopoli, cioè insieme di centri urbani. Questi includono quindi anche la suburbanità, che sono quello che si crea attorno, gli anelli che si creano attorno alla città tradizionale, e la rururbanità, che invece è questo miscuglio appunto di questa invasione della costruzione urbana nel paesaggio rurale. In questa invasione sono compresi anche i graffiti, i segnali stradali, per esempio, sono inclusi anche i murales e qualsiasi altra interpretazione. Abbiamo esempi ovunque, li abbiamo in tutte le aree, non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche nelle aree appunto rururbane. La città, quindi, che è leggibile come megatesto, come ipertesto, perché è stratificato in vari modi, e che rappresenta anche il nodo cruciale dell'evoluzione umana.
Alcuni geografi hanno individuato nel momento cruciale della creazione del tessuto urbano, quindi della creazione della città, la ragione che ha fatto, quel fattore che ha fatto scattare la creazione della, il passaggio all'era agricola, il passaggio dalla caccia e pesca all'agricoltura e quindi il passaggio alla necessità di creare una sedentarietà. E lo sviluppo quindi della società è in parallelo con lo sviluppo della città. Richiamando Aristotele, per esempio, il geografo Socha o Soja descrive il sinecismo, quindi questo raggrupparsi delle varie entità urbane, come processo sociale e spaziale che include il riconoscimento in un'unione politica e culturale che ha come centro la polis o la metropolis. Questa è la nascita della società contemporanea. Tale processo ha portato con sé la creazione dell'identità urbana, lo sviluppo dell'idea stessa di politica e la creazione di una società civile, dei concetti di cittadinanza e di democrazia, di famiglia e di identità, di creatività e innovazione, che sono i concetti base della civiltà umana. La storia sociale dell'umanità quindi può essere letta attraverso la storia della urbanizzazione. Soffermandoci su una terza rivoluzione urbana, che è quella che stiamo vivendo in questo momento, si può osservare che la concentrazione delle classi dei lavoratori dell'industria nello spazio urbano ha stimolato la coscienza di classe e anche l'emersione dei problemi tra i gruppi sociali. Questi fenomeni hanno provocato continui processi di riorganizzazione dello spazio e delle economie nazionali che hanno portato allo sviluppo dei processi di delocalizzazione e a una nuova forma di economia basata su capitalismo flessibile e globalizzato. Questo ha portato a una nuova esplosione di agitazioni sociali e nella maggior parte delle città del mondo durante gli anni 60 ha annunciato la fine imminente del boom economico post-bellico e l'inizio di un periodo di ristrutturazione delle economie urbane, regionali e nazionali. Questo ha creato fenomeni di ghettizzazione, di emarginazione e quindi anche di conflitto sociale. Questo conflitto sociale, ghettizzazione ha fatto sì che dopo ci fosse un riversamento delle persone che marginalizzate verso il centro delle città. E queste persone hanno sentito la necessità di lasciare segni del loro passaggio, di questa nuova invasione, sui muri delle città. I graffiti nascono in questo modo, nascono nei ghetti dei quartieri di marginalizzazione, dei quartieri operai, dei quartieri delle classi operaie e dei quartieri più poveri, quartieri appunto dell'emarginazione, che si spostano e lasciano segni del passaggio, della protesta in un certo senso, della protesta e del segno di richiesta di attenzione. In Italia la situazione è simile a questa, quindi anche alla crescita urbana che è esplosa negli ultimi anni, come dicevo prima, dal 2007 per la prima volta nella storia dell'umanità la maggior parte degli esseri umani abita in un'area urbana. Moltissimi quindi di questi cittadini abitano nelle megalopoli che arrivano a superare anche i 10 milioni di abitanti. L'uomo contemporaneo, secondo Rifkin, definizione del 2006, è diventato Homo urbanus. Questa stratificazione sociale e quindi l'analisi del tessuto urbano cittadino, del tessuto sociolinguistico cittadino anche in Italia, ci consente di descrivere una realtà sociolinguistica nuova, diversa rispetto anche a quella che ci aspettiamo, è in continua evoluzione, in continuo movimento, difficile da acchiappare se non fosse grazie a questi graffiti anche, che ci lasciano diversi esempi, diversi documenti di questa evoluzione linguistica, di questo contatto linguistico continuo. Cerco di andare un pochino più rapido. Lo spazio urbano
costituisce quindi un sistema sociolinguistico tridimensionale, che se per un verso si mantiene legato a una rete più ampia di sistemi attraverso una serie di intersezioni di tipo economico, politico e culturale, dall'altro verso esso esiste e funziona come una cellula autonoma, capace di produrre rappresentazioni di identità autonome e indipendenti che fungono anche da modelli per altre realtà. La città, il tessuto urbano, la rappresentazione che se ne ha, influenza anche le altre tipi di realtà urbane, di non cittadine. Quindi tutti vogliono essere città. Si dice i piccoli centri si svuotano perché la città richiama sempre di più, e per attrarre i piccoli centri si vogliono trasformare in piccole città. Quindi c'è sempre questo gioco di scambi continuo, in un certo senso. La città che stiamo costruendo però anche in Italia, soprattutto a partire dagli anni 30 e dalla ricostruzione post-bellica, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, è una città informe, come la definisce Nuvolati. È una creatura urbana senza forma, sdraiata sullo spazio geografico e i cui vari elementi sono tenuti insieme dall'automobile. Quindi l'automobile ci porta da una parte all'altra e connette tutte le parti di questa enorme città distesa su spazi urbani, suburbani, rurourbani. Addirittura l'area nel nord Italia viene definita da Eugenio Turri nel 2000 come un'unica creatura urbana, chiamata la megalopoli padana, una città di città che da Milano si estende fino a includere Genova, Torino, Venezia e Bologna. Quindi una megalopoli che cambia completamente la propria identità e la propria struttura, perché poi tutte queste singole città, che hanno anche una forte identità tradizionale e storica, una cultura del locale molto, molto forte, in realtà poi si rivede all'interno di questa area molto più grande che una megalopoli che chiamiamo del nord Italia. La città quindi è rappresentata come luogo delle diversità, della stratificazione del movimento e quindi simbolo del plurilinguismo all'ennesima potenza. Lo spazio urbano diventa così un sistema testuale denso in cui si manifesta una grande eterogeneità della composizione dei gruppi sociali e quindi anche dei suoi linguaggi e delle varie identità culturali, in cui la rappresentazione linguistica svolge un importante ruolo sociale e di identificazione dell'alterità, lo vedremo nelle immagini, sia nell'inclusione che nell'esclusione. Infatti, nello spazio urbano si esprime la complessità delle relazioni sociali, si verificano le interazioni e gli scambi, o gli scontri e le esclusioni culturali. Lo spazio urbano diventa il luogo in cui si verificano le situazioni di contatto linguistico, di comunicazione interlinguistica tra individui di comunità diverse, lo scambio tra nativi e migranti, tra migranti provenienti da luoghi differenti, tra individui di passaggio e pendolari, in altre parole tra individui portatori di identità e soprattutto di segni differenti. Torniamo al tema principale di questa serata, di questo incontro. I graffiti sono segni di tale struttura sociale. I muri, in un certo senso, si offrono come barriere, perché delimitano spazi, ma anche come spazi vuoti da riempire. Si tratta di graffiti, ancora una volta, cioè di scritture esposte in luoghi pubblici dell'ambiente urbano o sururbano, suburbano, ripeto ancora, anche rurbano. Troviamo nelle muri di campagna più isolati graffiti, murales di artisti bravissimi che vanno in giro a riempire questi, appunto, questi spazi vuoti che altrimenti non avrebbero quasi più una loro identità col territorio. Da un punto di vista sociolinguistico risultano molto interessanti per vari motivi: per l'uso di grafie particolari, sia per l'uso dei colori che per le dimensioni. Per quanto riguarda la lingua vera e propria, sono espressione di una varietà che si colloca tra il parlato e lo scritto, con il quale condivide una certa rapidità dell'esecuzione col parlato, e soprattutto bisogna scrivere in fretta.
E su spazi che variano moltissimo di dimensione, quindi bisogna scrivere piccolo, bisogna scrivere grande, bisogna scrivere rapidamente perché si fa spesso in modo clandestino. E questo vale anche per lo spazio a disposizione, vale anche per le lapidi e per le scritte murali, anche quelle ufficiali. Gli spazi non sono anche in quel caso limitati. E il più delle volte sono testi che devono rispettare quindi una certa brevità, perché devono anche essere letti velocemente. Pensiamo da un lato ai segni delle indicazioni stradali, che devono essere letti rapidamente mentre si guida. E dall'altro i manifesti comunali invece, o regionali, insomma il manifesto dell'amministrazione pubblica, in cui addirittura vengono riportati bandi per intero, quelli per cui ci vogliono ore per leggerli e anche per comprenderli. Perché ci sono manifesti con bandi, soprattutto in periodo elettorale, per esempio, che hanno testi appunto di lunghezza enorme. Per questi occorre davvero tanto tempo. In mezzo ci sono anche i cartelloni pubblicitari, fatti dai professionisti di varia grandezza e con l'uso di più o meno testo verbale, e i cartelli fatti in casa, come quelli che indicano la perdita o il ritrovamento di un gatto, o ricerche, offerte di lavoro, o affitti di case, eccetera. La questione linguistica riguarda anche l'analisi dei diversi codici impiegati nelle diverse tipologie di testi, varietà linguistiche che possono offrirci informazioni sugli autori o le autrici dei testi, possono dirci testo pubblico, testo privato, possono darci idea dell'età, del genere, dell'appartenenza geografica, dell'appartenenza politica, della fede calcistica degli autori e delle autrici di queste scritture. E ci danno anche informazioni sulle funzioni pragmatiche che questi artisti, questi autori, questi poeti, questi imbrattatori affidano al testo. I vari codici si presentano spesso in contatto, in varie forme di code switching o code mixing, spontanei o voluti. Un fatto interessante è che questi miscugli si trovano all'interno dello stesso testo o nel macrotesto formato dalla stratificazione di graffiti e dalla sovrapposizione di graffiti e altri elementi linguistici o di altro contesto semiotico. Cioè, in un determinato spazio, un angolo cittadino, abbiamo manifesti pubblicitari, adesivi, stickers pubblicitari o celebrativi o informativi di attività politiche e culturali, abbiamo graffiti, abbiamo murales, abbiamo l'insegna di un negozio, quindi il singolo elemento si mischia anche sia da un punto di vista semiotico che da un punto di vista linguistico con gli altri che sono attorno, involontariamente o volontariamente. E il lettore, in questo senso, il cittadino che passa, in questo senso, se quando nel momento in cui inquadra una sezione di questo ipertesto, si trova coinvolto perché sta creando una selezione appunto di ciò che gli si propone davanti agli occhi e interpretandolo ne fa parte. Quindi possiamo trovarci di fronte a graffiti, manifesti pubblicitari, scritte varie, lastre commemorative, insegne di negozi, tutto all'interno di uno stesso testo. Esposizione complessa, quindi, creata da veri e propri testi complessi. Non dimentichiamoci che nelle aree urbane e metropolitane, soprattutto, è sempre presente anche un elemento sonoro importante, fatto di persone che parlano, di rumori, come le automobili che passano, il traffico, le canzoni che si possono sentire che escono da una casa o da un negozio, quindi da un appartamento o da un negozio, qualche animale, un cane che abbaia, qualche uccello che canta, che fa versi, insomma, oltre alla scrittura c'è anche quest'altra parte sonora che fa parte del momento in cui siamo immersi nel tessuto urbano. E quindi abbiamo un'esposizione visiva e un'esposizione uditiva e siamo esposti anche in quel caso a plurilinguismo intersemiotico e plurilinguismo di varie lingue. Passeggiare in una città come Roma, per esempio, nel centro, ci espone non solo a tante scritte in tante lingue diverse, ma al passaggio di persone che parlano lingue totalmente diverse le une dalle altre e diverse dalla nostra.
Gli studi sul paesaggio linguistico urbano cercano anche di comprendere il modo in cui le persone percepiscono e valutano questa esposizione plurilinguistica continua. A volte un vero e proprio bombardamento entropico di immagini e parole che si intersecano. Questi ipertesti urbani possono essere utilizzati anche da un punto di vista didattico, per la didattica delle lingue, per esempio. Faccio con i miei studenti dell'Università di Bergen spesso un viaggio a Roma. Quest'anno purtroppo non l'abbiamo potuto fare, ma facciamo spesso un viaggio a Roma e per visitare tanti luoghi tradizionali della cultura e della identità italiana, ma anche per esporci alle lingue spontanee, quindi al parlato spontaneo degli abitanti di Roma, ma abitano a Roma tantissime persone che parlano lingue diverse dall'italiano e dal romanesco. Quindi quando passiamo ci esponiamo a questo plurilinguismo e poi le varie scritte possono essere usate per analizzare i vari testi, quindi analizzare quando ci sono caratteristiche plurilingui, con caratteristiche per esempio di varietà locale e varietà dell'italiano, o varietà straniere, varietà di lingue immigrate, o quindi di varie altre lingue, insomma, di autoctone o no. Il conflitto linguistico tra standard, varietà regionali e risultato del contatto tra queste crea varietà urbane dell'italiano, crea gerghi e varietà giovanili, e crea quindi, produce graffiti, le tag dei writers, in una lingua dal carattere criptico per chi non fa parte del gruppo. Il richiamo all'italiano dei media, le citazioni di canzoni, queste sono caratteristiche delle scritture esposte, miscugli di italiano letterario e semiletterario, ci sono tantissime poesie urbane, citazione di poesie imparate a scuola, magari di cui si ricordano solo pezzi, ci sono gli sfottò in italiano e in varietà dialettali, ci sono turpiloquio, insulti, moltissimi, e stratificazioni storiche con varietà diacroniche della lingua, veri e propri documenti di storia della lingua italiana, e sono quelle lapidi storiche, commemorative, che raccontano della storia della città, per esempio. Ci sono gli ammonimenti, ci sono le targhe commemorative, appunto, la retorica del ricordo e della celebrazione dei fatti storici e di personaggi della storia di quella comunità. I messaggi politici durante il periodo delle elezioni, o i messaggi politici dei privati, e il politichese sempre verde anche oggi negli anni 20 del 2000. Le minacce e ancora le scritte in latino, tantissime a Roma le scritte in latino. Le varietà linguistiche straniere, l'inglese del commercio, del business, della pubblicità, a volte presente anche con soli prestiti di anglismi o pseudo-anglismi. Ci sono il cinese, il giapponese, il Bangla a Roma. I segnali e i testi multilingui per turisti, anche questi sono sempre presenti nelle grandi città che ospitano turisti, o che tutte ormai hanno questa vocazione turistica. E poi la miriade di varietà linguistiche degli immigrati che si mischiano alle lingue cosiddette regionali e ai loro ibridi. Nicola Guerra, studioso, linguista dell'Università finlandese, ha dedicato uno studio allo spazio pubblico della città di Roma e ha potuto verificare che nel panorama pubblico urbano romano, e direi anche in quel tessuto di suburbanità e rurururbanità che caratterizza in maniera così particolare l'area metropolitana di Roma. Il cinema ne ha raccontato tanto di questa, in maniera molto diffusa e molto profonda, di questa costruzione della suburbanità e della rurururbanità romana. Come dice Nicola Guerra, appunto, cito, convivono, per citare alcuni esempi, le epigrafi di epoca romana, la sloganistica del regime fascista ancora osservabile sulle facciate di molti edifici pubblici, i graffiti databili al 68 e agli anni di piombo, sopravvissuti alle pratiche del decoro urbano e il graffitismo contemporaneo. La capitale italiana rappresenta dunque il luogo fisico e linguistico ideale per un'analisi del fenomeno culturale, sociale, artistico e linguistico dei graffiti. Fine della citazione. Un esempio questo
che ci dà Nicola Guerra e che anche io ho notato e quindi ho anche ho recepito e utilizzato, ci dà l'idea della grande complessità di questo ipertesto che è la città. Adesso vorrei passare a mostrarvi alcune foto. Siccome abbiamo avuto un problema tecnico, ve le mostrerò attraverso il mio lo schermo del mio computer, quindi sarà un pochino arrangiata, ma riusciremo comunque a soddisfare la curiosità di vedere alcuni esempi di queste di questi graffiti, di queste scritture esposte, di questi tantissimi murales artistici che sono ovunque. Ma prima di vedere le foto vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a raccogliere questo materiale che vi farò vedere, e in particolare vorrei ringraziare Andrea Romanzi e Andrea Viviani, che con la sensibilità degli studiosi mi hanno saputo cogliere lo spirito della ricerca che sto conducendo, e quindi mi hanno inviato proprio delle foto, delle immagini di ciò che esattamente volevo vedere, e poi Gianmarco Pizzanti, che mi ha messo in contatto con l'associazione Urban Hunters, che è un'associazione di fotografi che appunto raccoglie fotografie dello spazio urbano, e in queste fotografie ci sono anche alcune che io ho preso che riprendono appunto spazi di graffiti e murales. E poi in particolar modo vorrei ringraziare tutti gli artisti che fanno street art, che è quella che definiamo oggi quel genere artistico che si fa nelle strade delle città e fuori dalle città, e che rendono soprattutto le nostre periferie, spesso senza anima, rendono le nostre periferie, le nostre aree suburbane e rurale dei luoghi. In particolare vorrei ringraziare tre di cui mostrerò le foto, e che sono sardi, e sono due artisti e una artista. Si chiamano Crisa, Andrea Casciu e Moju Manuli. Li ringrazio perché mi hanno consentito di mostrare le loro opere bellissime. Adesso passo al mio schermo. Spero che si possa... Cerco di andare adesso allo schermo più grande, così si può vedere qualcosa. Forse, così. E, insomma, qui abbiamo alcune... Cercherò di mostrare alcune immagini rappresentative. Qui abbiamo un lungo Tevere, ancora lungo Tevere, quindi vedete qui le immagini di una miscuglio di generi, in questo caso di graffiti, murales, tag, difficilmente interpretabili per chi non fa parte di questa categoria generazionale, almeno. Questo è un muro cagliaritano. Qui vedete appunto manifesti pubblicitari elettorali che si mischiano a segnaletica stradale e graffitismo in un sottopassaggio altrimenti già orribile. Qui abbiamo esempi della street art murales sempre a Roma. Qui siamo a Roma, anche qui siamo, come potete vedere, a Roma. Vado un po' rapidamente perché vorrei farvene vedere il più possibile. Qui abbiamo passaggi ferroviari, sottopassaggi, passaggi sopra i binari, insomma, che vengono arricchiti o imbruttiti o imbrattati, scusate. Dipende da chi guarda. Beauty is where you find it. Vagoni. Qui abbiamo una strada del centro di Roma che riprende un'immagine di Pasolini, quindi in questo caso grande collegamento con la storia culturale locale e anche non locale, ovviamente. Ancora una volta vari esempi di comunicazione ironica, sarcastica, giochi di parole, oral pronobis, naturalmente non c'è bisogno di spiegarlo.
Qui abbiamo dei murales, street art, esempi di street art molto belli, appunto, che rendono luoghi, spazi che altrimenti non lo sarebbero. Ancora. Qui abbiamo sempre, potete notare sempre questa miscuglio dei vari segnali, no? Quelle abbiamo le insegne dei negozi insieme a questo abbellimento del caseggiato, che sarebbe altrimenti un parallelepipedo grigio marrone. Sottopassaggi che si riempiono di scritte e di immagini. Ancora una volta la sovrapposizione di elementi di natura diversa, che abbiamo manifesti elettorali e anche manifesti di pubblicità di cinema. Qui abbiamo la segnalettica, la scrittura esposta pubblica, le insegne del museo di Roma, del Maxi di Roma, che anche queste fanno parte delle scritture esposte, sono scritture che enormi in questo caso, che ci... Adesso io non mi ricordo perché non lo vedo bene. More than meets the eye. Ancora, questo è un quartiere romano, periferia romana. Welcome to Shanghai. Questo è Trastevere. Sovrapposizioni di diversi tipi di street art con supporto diverso. Questi sono dei collage di... su carta, che si mischiano a scritte, ovviamente. Questo è uno delle opere dell'artista che si chiama Crisa, a Cagliari. Questo è l'artista Crisa al lavoro. Questa è una sua opera a Bologna. E come vedete, anche questo abbiamo il tessuto urbano, che si la sezione di tessuto urbano che è stata immortalata in questa foto. Due persone che camminano, che fanno parte del tessuto urbano, hanno la mascherina sul volto, quindi la foto è di quest'anno. E poi abbiamo questo palo, questa grondaia che riporta un sacco di adesivi informativi, pubblicitari, scritte varie, e la serranda... la saracinesca di questo negozio che fa da supporto di questa opera d'arte. Qui abbiamo l'artista Mojin Manuli, che è una donna, e scrive in sardo. Anche questa è sempre una sua opera che sta a Cagliari. Sono opere che in questo caso, naturalmente, come dicevo prima, le categorizzazioni, questa si tratta di opere di natura politico-sociale, perché sono opere che vogliono in qualche modo muovere l'attenzione su, in questo caso, sulla la discriminazione di genere. Anche qua, sempre la stessa artista. E anche qui questa purtroppo si vede piccolissima. Qui abbiamo anche lei, qua, che si avvicina alla sua opera, è vicino alla scritta che già era vicino alla sua opera. Qui abbiamo l'opera di Andrea Casciu, altro artista cagliaritano. Questi artisti operano ovunque, non soltanto a Cagliari. Ci sono loro opere sparse in tantissime realtà urbane. E producono anche per su altri supporti, insomma. Questo è un ingrandimento, questa è una delle mie preferite in assoluto di questo artista. Le scritte, appunto, ancora qui compaiono, mi sto spostando con il... compaiono ancora queste tag. Qui abbiamo, cominciamo a vedere invece il genere delle scritte esposte, dove si mischiano le insegne dei negozi con altri elementi. Qui abbiamo insegne dei negozi, di trattorie.
Questa è una scritta ironica, perché, nel senso reale, ma che viene riportata in un sito ironicamente, ma non dovrebbe avere questa funzione perché è soltanto un messaggio in sardo e in inglese che dice niente pubblicità. Questo è un Café de Paris a Via Veneto a Roma. Qui abbiamo ancora sempre, questo è un manifesto a Roma, sempre appunto come vedete. Di plurilinguismo, perché è scritto in inglese e a fianco a cose che sono scritte in altre lingue. Qui abbiamo una scritta latina, è uno dei tanti esempi della monumentalistica romana in cui compaiono le scritte in latino. Queste non si legge, ma sono delle appunto scritte in latino che compaiono, qui siamo esposti quando camminiamo a Roma in maniera molto diffusa e molto frequente, non soltanto latino e italiano, altre lingue, anche altri codici linguistici. Qui abbiamo un obelisco con geroglifici. Quindi abbiamo la possibilità di essere esposti a tante veramente realtà linguistiche. E questa è Piazza del Popolo a Roma. Non ci facciamo più caso a questa ricchezza linguistica, eh? Ancora le lapidi, a Roma è pieno di lapidi che si sono susseguite nei secoli in cui qualcuno ammonisce dal buttare, quindi ricorda di non sporcare, di non lasciare le immondizie in quell'area, già dal 400, dal 1400 se ne trovano. Quindi non un fatto assolutamente nuovo per quanto riguarda la città di Roma, questo problema della spazzatura. Ce ne sono tantissime, ne ho raccolto qualche anno fa in tutti gli angoli della città antica. Poi nella parte nuova ci sono quelli scritti più recentemente. Queste sono le targhe commemorative, la memorialistica che ha anche un suo stile, una sua lingua particolare, commemorativa, con una retorica particolare, con l'uso di un lessico particolare, quindi anche in questo caso potrebbe avere una funzione didattica molto molto importante, sia per gli stranieri come i miei studenti, sia che per gli italiani che potrebbero, leggendoli, ricordarsi dell'uso di parole che magari sono meno frequenti. Purtroppo non la possiamo leggere, però ce ne sono tante anche qui, e sono appunto tante che ricordano passaggi o la nascita o il fatto che in quel luogo hanno abitato personaggi importanti per la storia culturale o storico, per la storia in generale di questa comunità. Quindi sono memoria linguistica e memoria storica e identitaria, ovviamente. Ci sono in tutte le città, io ho preso queste perché avevo queste a disposizione dai miei viaggi a Roma con gli studenti. Qui vedete la sovrapposizione di una scritta antica e di una scritta moderna che indica informazioni di un bar che sta lì vicino, happy hour, per esempio, le altre non le leggo più, arancini, quindi vedete appunto diversa tipologia linguistica. Qui ancora proclami contro l'immondizia, la nascita di Claudio Villa a Roma, una targa in cui si ricordano le scene girate di Roma Città Aperta, di Rossellini, quindi elementi molto importanti della memoria. Quindi questa è una scritta bilingue, inglese e italiano, relativa al 1944. Ancora scritte varie, di cui adesso non leggo e non ricordo, però possiamo vedere. Le scritte del periodo fascista, con la retorica della lingua fascista, ovviamente. L'esempio che vi dicevo del bando comunale, questo è un bando comunale lunghissimo, enorme, con un testo appunto lunghissimo, enorme, che per leggerlo bisognerebbe soffermarci a lungo. E poi c'è un'aggiunta che vi leggo, che dice: in tutto Stato italiano arriva la pace. E questo è probabilmente un cittadino, uno scrivente non di madrelingua italiana, forse. Qui abbiamo le insegne dei negozi, Indian fast food, per esempio, cucina cinese a portar via,
varie altre scritte attorno. Questa è una lavanderia a gettoni, anche qua ci sono varie lingue che si sovrappongono. Anche qui ristorante e pizzeria Nerone, ristorante Nerone, pizzeria, pizzeria. Lo stesso qui vedete c'è un angolo con un manifesto e poi in lontananza altre scritte. Anche qui suite Paoletta, questa è alla Garbatella, miscuglio di lingue diverse, suite per esempio, e poi sotto l'italiano e poi sotto ancora le tag sulle saracinesche. Anche qui le varie scritte di questo negozio di elettronica. Questo è un campanello in cui ci sono tutti i nomi scritti in caratteri non latini. Qui abbiamo ancora altre insegne dei negozi. Anche qui, anche se non si vede, credetemi. Qui vedete abbiamo il cinese. Siamo sempre a Roma, eh? Anche qui abbiamo parafarmacia e come vedete anche la scritta con gli ideogrammi. Quindi sovrapposizioni varie e anche qui abbiamo diverse tipologie. Idem qua. Queste le varie scritte dedicate ai turisti, rivolte ai turisti. Ancora scritte. Queste sono tutte quelle che chiamiamo scritture esposte genericamente perché sono segnali, insegne, eccetera. La stazione Termini, lo stesso che è un'invasione di scrittura. Guardate questa foto un po' datata di Milano, la pubblicità. Qui c'è un negozio cinese, un ristorante cinese, non si legge bene cosa dice, però nella foto si vede, e poi a fianco c'è scritto FAC Cina. Qui abbiamo appunto un mosaico di caotico di vari adesivi pubblicitari, ancora una volta le scritte della città di Milano. Questo è il simbolo, questa doveva essere una delle prime che volevo farvi vedere. Times Square, che è il simbolo dell'invasione delle immagini e della scrittura, dell'esposizione. Qui abbiamo un po' di una serie di misti o alcune foto, dovrebbero arrivare adesso quelle che io ho categorizzato un po' come poesia esposta. Questo ciao fragolina che si mischia a un adesivo antirenziano. Qui manifesti, questi sono i messaggi politici, politico-sociali, di accoglienza. Qui c'è scritto viva Mattarella e sotto viva tua sorella. Leghisti e razzisti, Garbatella non vi vuole, quindi messaggi politici. Autodifesa femminista, solidarietà tra donne, ancora manifesti di tipo sociale e politico. Anche questo è lo stesso, però possiamo andare avanti. Anche qui abbiamo elementi che di tipo sfondo sociale. Qui è una sulla collettivizzazione, adesso non mi ricordo, comunque sui mercati comunali, non mi ricordo, non riesco a leggere da qui. Ancora qui varie sovrapposizioni di scritture femministe e antidiscriminazione. Anche questa per l'accoglienza dei rifugiati, questa contro l'obiezione di coscienza che dei medici antiabortisti, anche qui abbiamo messaggi sociali, anche qui abbiamo contro la collettivizzazione, forse si vede meglio, ecco così si vede meglio. Messaggi no gender, questa in solidarietà alla Grecia, sciopero di studenti, qui abbiamo gli striscioni, che è un altro genere. Un genere è questo degli striscioni che trovate anche un bell'articolo scritto da Kevin De Vecchis sul volume uscito adesso per i tipi dell'Accademia della Crusca e del Ministero, che propone ogni anno una raccolta di saggi
sull'argomento della settimana della lingua italiana. È scaricabile gratuitamente durante la settimana della lingua italiana e questo articolo sugli striscioni è molto interessante, vi consiglio di leggerlo. Ce ne sono tanti altri interessanti, ma questo è quello che più in qualche modo... Questo è un altro sull'arte di strada, che più appunto sono interessanti per questo nostro discorso. Qui lo stesso abbiamo un sacco di messaggi antimilitaristi, antipolizia, varie. Qui non mi ricordo, vado avanti comunque. Questo è, vi ho fatto vedere qualcosa di antifascista, vi faccio vedere anche qualcosa di fascista. Support your local fascist crew, con il manganello, il simbolo del manganello. Questo è sempre in Sardegna. Attention tourists, Sardinia is not Italy. Più consultori, meno predicatori, sempre in supporto alla legge 194 che regola l'aborto. Qui abbiamo le scritte sui bidoni della spazzatura, da una parte c'è sede Movimento 5 Stelle, l'altro PISDAZ, quindi siamo in Sardegna, e poi c'è la sede della Lega. Poi iniziamo con la poesia, finalmente, la poesia di strada. Amami come ameresti la morte, questo è a Cagliari. Fanculo l'amore, un deluso dall'amore. Io sono qui, ripresa della... Queste sono citazioni poetiche, questo si trova in via Fanfulla, a Roma, nel quartiere di Tor Pignattara. Think Poetic, questo è un messaggio che è molto abbastanza ricorrente tra le vie di Roma. Vivo male, messaggi di esistenzialismo. Anche qui abbiamo poesia, però non riusciamo a leggerlo. Qui lo stesso sono piccoli elementi di... Scrivo sui muri perché nessuno mi ascolta, diceva quello di prima. Qui abbiamo Erbestia, che è un poeta performer romano, che è molto presente nei muri di Roma e scrive in romanesco. Ce ne sono diversi. Anche qui abbiamo Erbestia. Come vedete, Erbestia. Sta città tira fuori il peggio di noi, eccetera, eccetera. Lotta di classe a inizio. Non so se questi due tesi sono si trovano per caso insieme o quella persona si riferiva proprio alla lotta di che gli manca la lotta di classe. Questo è un altro bellissimo appunto murale dove si mischiano testo e immagine. Vale sei la meglio, un bellissimo messaggio d'amore. Ancora Erbestia. Due matti non fanno uno sano, alle volte però sono bravi a tenersi la mano. Ancora poesia. Ancora poesia. Roma c'è un altro erede, benvenuto Gabriele. Questa non ve la leggo perché è abbastanza incomprensibile, cioè non riesco a leggere, ma decantava le doti del bambino appena nato e anche quella del padre, insomma. Penso che l'avesse scritta il padre, appunto. Doti... misure, insomma, non mi toccare, mi manchi ma sei stronza, un'altra poesia ermetica, sei così piccola e vera che fai paura al mondo, siamo al cielo, vietato uccidere i gatti, su questa sera cinesca, Dio oggi non c'è, speriamo domani. Coito ergo sum, questa è molto comune, molto famosa. Questa va bene, non si vede. Dammi un buon mojito per restare, che ovviamente riprende dammi un buon motivo per restare. Chi è senza peccato fa una vita de merda, romanesco, ironia. L'ironia tipica romana che si esprime in romanesco è sui muri. Se la vita ti mette di fronte ai bivi, tu bivi, bivi sempre. Giocando sul dialettale bivi, del bere. Non ti ho tradito, mi ero dimenticato che stavamo insieme.
Poesia ironica ancora, molto romantico. Ce devi riuscire. Esortazione, poesia esortativa. Si può bere anche senza divertirsi. Questo naturalmente rovescia le indicazioni dei genitori. Si può bere, si può divertirsi senza bere, qui è il contrario, no? Meglio un passato di verdure che un futuro di merda. Sono molto sagge e utili. Tutto ciò che amo è illegale o non risponde al telefono. Queste sono alcune scritte di quello che viene chiamato il Banksy genovese. Sono tutte in genovese. Desvelinati. E anche queste sono. Evito di leggere in genovese perché. Atac, non me meriti. FS, figurate, ATAC è la società trasporti romana. Come dice un proverbio indiano, se davanti a te vedi tutto grigio, sposta l'elefante. Sono consigli molto utili. Ciaone proprio, tipica espressione ormai del parlato. In bocca al lupo, rega. Regà, crime but still punk, I saw you on Tinder, e sopra, andare, no, non lo riesco più a vedere, dovrei girare. Qui abbiamo ancora scritte, sì, sono mischiate un po', qui c'è una lapide che ricorda Rudolf Nureyev. Soldi e paura mai avuti, mi illumino di ciccio, anche questa è dell'area cagliaritana, ovviamente citazione poetica, e guardo il mondo da un oblò, citazione di una canzone, Arrò Dugò, espressione tipica cagliaritana. Meglio non chiedere. Non vuol dire meglio non chiedere. Anche questa è una scritta in sardo, nella varietà nuorese, che si trova però a Pisa. Mercoledì nuorese, bete sbronze, poche pretese. Bete sbronze vuol dire che belle sbronze, che grandi sbronze. Chi non codu non mi spassio, se non faccio l'amore non mi diverto, questa te la posso tradurre. Vuoi venire a Londra con me? Poi c'era lo spazio vuoto per le due lettere che poteva essere sì o no. Lei o lui ha risposto sì. Quindi probabilmente questi due sono andati a Londra nel 2000 qualcosa. Questo è dedicato a questo anno 2020. E questo è il mio ringraziamento per voi e per che siete qua e per chi ha seguito da online. Grazie, grazie a tutti.